Buonasera, ore 21, un saluto dallo studio centrale di TV6 per questo nuovo ciclo di replay. Ovviamente i ringraziamenti vanno alla proprietà, a tutto lo staff editoriale e tecnico dell'emittente. In regia saluto subito Maurizio Daguì, alle telecamere Karim Finotti. Saluto subito il compagno di viaggio Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ben rivisto. Buonasera, buonasera Enrico e ben ritrovato. Saluto subito i primi ospiti di questa prima puntata di Replay all'indomani del primo successo del Pescara, un bel Pescara nella sfida contro l'Avellino, quindi saluto subito l'assessore al comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Buonasera, buonasera Luigi, ben trovati. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente abbiamo sempre i compagni di viaggio, Antonio De Leonardis, buonasera, buonasera Totò, ben rivisto, ovviamente mi auguro che abbiate passato una buona estate tutti quanti. Francesco Di Francesco, buonasera Francesco, un saluto anche a te. Poi questa sera abbiamo in studio il collega di TV6, del Corriere dello Sport, di tante altre testate, Paolo Renzetti. Grazie, buonasera grazie Paolo, Enrico, buonasera, dopo grazie. Tanto lavoro ti puoi un po' rilassare, almeno me lo auguro quasi questa sera. E al suo fianco l'altro compagno di viaggio, Riccardo Crinco. Buonasera Riccardo. Buonasera e buon campionato. Abbronzato, buon campionato a tutti voi. Insomma, dicevamo, in questa nuova scenografia, ringrazio anche i tecnici per aver allestito questo nuovo studio. Il Pescara ci ha regalato la prima gioia in questo primo turno di campionato nella sfida contro l'Avellino, però oggi si sono disputate altre partite in Serie A e ce ne saranno altre in serata, quindi do subito la linea a Andrea Costantini per aggiornarci. Assolutamente Enrico, intanto ora si stanno giocando due partite, l'ultimo posticipo in Serie A, 0-0 tra Torino e Lecce, e poi si gioca un posticipo del girone B di Serie C con l'Ancona e il Siena che sono in campo al Del Conero, anche in questo caso 0-0. Nel tardo pomeriggio si sono giocate due partite in Serie A, l'Atalanta ha vinto 2-0 a Monza, dunque crisi per il Monza, a rischio la panchina di Stroppa, ma soprattutto l'Atalanta che vola da sola in testa la classifica della Serie A. E poi il 2-2 con altalena di emozioni alla Rechi tra Salernitana ed Empoli. A proposito di panchine che traballano, ieri sconfitta del Pisa in casa del Sud Tirol, parliamo in questo caso di Serie B, panchina a rischio anche per Rolando Maran, alcune voci vorrebbero un ritorno del pescarese Luca D'Angelo sulla panchina nerazzurra toscana, Luca D'Angelo che ieri peraltro era allo stadio Adriatico per assistere a Pescara Avellino. Il nuovo Pescara di Alberto Colombo dunque ha vinto e convinto nella sfida più importante della giornata tra due formazioni blasonate come Pescara e Avellino. Le altre favorite, Catanzaro e Crotone, hanno vinto le rispettive gare. C'è stato il passo falso del Foggia contro il Latina. Latina, prossimo avversario dei biancoazzurri. Una prestazione che ha convinto davanti ad una bella e calda cornice di pubblico sin dai primi minuti di gioco, perché questa squadra rivoluzionata, pensate, 22 cessioni, 22 acquisti, un'autentica rivoluzione in casa biancoazzurra, ha portato ad una squadra che ha esaltato soprattutto sotto il profilo tattico. Si è vista la mano dell'allenatore, perché è una squadra che sin dalle fasi difensive è apparsa più sicura rispetto al passato, una squadra che ha un'identità, molta pressione in fase offensiva. Intanto ci sono state delle note molto molto positive, quindi saranno questi gli argomenti che tratteremo questa sera. Ovviamente una vittoria che fa morale, anche se siamo soltanto alla prima giornata di campionato, quindi è bello che il tifoso sia soddisfatto, però come sentiremo poi dalle parole dell'allenatore bisogna restare con i piedi a terra, perché il campionato non è lungo di più. Luigi Albore Mascia, allora, si è usciti dallo stadio con il sorriso, soprattutto con la convinzione che forse, forse fra virgolette, potremmo divertirci quest'anno. Posso dire che siamo andati al di là almeno delle mie personali aspettative, non solo di sportivo ma di tifoso, perché poi lo sportivo è più obiettivo, il tifoso è un po' più fazioso. Tu sei sportivo soprattutto, però. Ma io sono tifoso del un tifoso Pescara, sportivo. Sono tifoso del Pescara e voglio sottolineare appunto proprio questo aspetto, cioè che le aspettative sono state soddisfatte anche più di quanto potessi immaginare, perché i test che il Pescara aveva avuto, escludo quelli con, durante la preparazione estiva, ma gli ultimi due test con due squadre di categoria
pari alla nostra, non mi avevano convinto del tutto, ma soprattutto quello che tu sottolineavi, il fatto che Colombo fosse alle prese con una squadra da inventare completamente, da assemblare completamente, individuare comunque le persone giuste nel ruolo giusto, avrei immaginato delle difficoltà iniziali. Se poi a tutto questo aggiungiamo che l'Avellino è una delle squadre accreditate per vincere il campionato o perlomeno per recitare un ruolo da protagonista in questo girone, ecco che la vittoria di ieri vale tanto, vale tantissimo per altri aspetti, quelli del morale, un aspetto fondamentale aver ritrovato il pubblico, perché ieri il pubblico ha dato fiducia a questa squadra senza sapere poi di trovarsi una prestazione come quella che il Pescara ha regalato. E quindi non solo c'è stata un'apertura di credito fondamentale da parte del pubblico con una curva come non si vedeva da qualche tempo, ma poi anche le modalità di questa partita e anche quelle finali con cui la squadra ha capito che quello può essere l'uomo in più per questo campionato, ci danno la percezione di una partenza ideale rispetto alle stagioni passate. Totò, primo tempo povero di emozioni, c'è stata soltanto quell'occasione di Lescano, poi nella ripresa, anche grazie ad un cambio che ha effettuato il tecnico, la squadra è apparsa più spigliata e ha creato tanto oltre al gol di Lescano. Ma guarda, a me era piaciuto, ti dico la verità, anche il primo tempo. Non... Primo tempo intelligente. Sì, voglio dire, anche perché, come diceva Luigi, insomma, il precedente di questa era stato veramente disastroso. Insomma, io avevo visto le amichevoli con il Rimini, con il Pesaro, e praticamente non c'era squadra, insomma, è una cosa veramente, non avevo mai visto giocare male così, no? Quindi come ti spieghi questa metamorfosi improvvisa? Non lo so, probabilmente anche il clima agonistico ha contribuito, ma sicuramente anche le scelte. Io ho visto veramente una squadra, a me ha meravigliato, piacevolmente meravigliato vedere questa squadra anche fin dal primo tempo. A me è piaciuto anche il primo tempo, nonostante insomma ha avuto diverse occasioni pure lì, tra l'altro non ha mai subito neanche nella corsa. Quindi voglio dire una squadra che all'improvviso dopo un mese e mezzo di insostenibile calcio mercato, veramente ne avevo fine alla cima dei capelli, si è parlato solo di questo, e poi vedevi questi provini, queste partite che erano disarmanti. Questa trasformazione è stata bella, sicuramente non è un caso, nel senso che voglio dire la squadra che abbiamo visto è reale adesso, al di là di quelle che possono essere le possibilità di questa squadra. Quindi anche l'aggressività, il modo di aiutarsi tra di loro in mezzo al campo, insomma, ho visto una squadra molto, molto equilibrata, ma anche molto propositiva. Meritato ovviamente il successo, se vogliamo vedere. Dopo analizzeremo i vari settori, sì, dal sì, portiere. No, direi l'unica, magari qualche dubbio è venuto nella fase finale, quando ha dovuto difendere. In effetti lì l'Avellino, esatto, l'Avellino ha avuto la possibilità, ma ci ha dato la possibilità di vedere anche il portiere, perché è stato fatto due partite, che anche lui fa parte della squadra, è stato sicuramente una piacevole sorpresa, senza fare adesso progetti, programmi su quello che sarà, però la partenza mi sembra veramente quella giusta. Allora andiamo a sentire subito l'allenatore, che anche nelle dichiarazioni è piaciuto un po' a tutti, sia per il suo modo di comunicare sia per l'analisi di questi 90 minuti. Sentiamo il tecnico Colombo e poi avremo anche le impressioni di Paolo Renzetti, di Riccardo Crinco e di Francesco Di Francesco. Ci mancherebbe che non fossi felice per la prestazione, al di là del risultato. Una prestazione, soprattutto a me è piaciuta la prima mezz'ora. Io so che non abbiamo mai tirato in porta, però c'è stato quello che su cui stiamo lavorando: aggressività andando in avanti. Abbiamo recuperato tanti palloni nella metà campo avversaria e poi è mancata magari la fase più lucida della finalizzazione, però eravamo costantemente, finché l'intensità ci ha sostenuto sulle gambe, eravamo aggressivi ed è una squadra questa che vorrei che fosse sempre come la prima mezz'ora, ma
È comprensibile che in un momento come questo del campionato non si possa reggere a lungo l'intensità. Ecco, io cercherei di fare il pompiere, soprattutto in una città come Pescara, dove una vittoria può far pensare a chissà cosa. Visto che il campionato è lungo ed insidioso, è giusto che ci sia felicità da parte dei tifosi. L'entusiasmo bene. Credo che il compito principale che abbiamo noi come squadra, staff, insomma, non sia tanto quello di vincere, che è normale che tutti ce l'abbiamo, ma che sia quello di rifar rinnamorare la tifoseria della squadra, che vinca o che perda. Lo so che dopo è più facile amare una squadra che vinca, ma soprattutto sostenerla vedendo che la squadra dà il massimo. E quindi chiunque, nonostante il risultato, possa stare vicino alla squadra, perché gli viene spontaneo dare magari un buffetto anche se il risultato non era quello previsto. Quindi questo è il nostro compito principale. E oggi era fondamentale, perché già credo che vedere un Adriatico così, con una tifoseria così già molto presente, magari rispetto al passato recente, credo che sia stato fondamentale la prestazione e chiaramente poi il risultato. Questo ne siamo consapevoli, e noi vorremmo ricreare quella simbiosi fra squadra e tifoseria, però è un percorso lungo, soprattutto da parte nostra, non della tifoseria, che la fiducia la dà a prescindere più che alla squadra, ai colori, alla maglia, non sicuramente. Noi ce la dobbiamo conquistare attraverso queste prestazioni, la fiducia dei tifosi. Le dichiarazioni dunque di Colombo a fine partita, ripeto, comunicazione esemplare. Riccardo Klinko, buona anche l'impressione di estate a fine partita? Assolutamente sì. Guarda, la prima cosa che ti voglio dire è che ci siamo divertiti. Era una partita divertente ed era tempo che non vedevamo due squadre affrontarsi in maniera aperta. Abbiamo disputato, a mio avviso, una buona prestazione. Soprattutto mi è piaciuta l'aggressività, e a me sono piaciuti molto invece i minuti finali. E ti dico perché? Perché siamo andati a avere in difficoltà, perché non ne attaccava, ma la squadra si è raccolta e voleva portare a casa la vittoria. Ho visto 10 persone che difendevano, che si attaccavano, cioè avevano la voglia di portare a casa, e questa secondo me è la cosa, è la parte dell'aggressività, è quella che mi piace di più. Poi devo dirti, mi sono piaciute anche diverse trame, certi schemi che hanno provato. Siamo ancora in una fase di costruzione, ma tutte assolutamente, tutto molto in positivo. Ecco, dopo Riccardo Klinko vorrei sentire anche Francesco Di Francesco, tornando un attimo alle dichiarazioni di Colombo, poi analizzeremo anche la partita. Che impressione ti ha fatto questo tecnico? L'impressione buona è... Mi piace che giustamente ha messo in risalto che forse in un momento del genere, che è l'inizio del campionato, la prima giornata, è importante conquistare la fiducia di chi ti segue, quindi l'entusiasmo, certo poi accompagnato dalla vittoria ancora meglio, perché la vittoria è importante per la classifica, ma in una fase di totale ricostruzione finalmente sono scomparsi. Perché dici finalmente? Finalmente, perché sono scomparsi tutti quelli del passato. Ossia, se andiamo a vedere degli ultimi 5 anni, credo che è rimasto in grosso Cancellotti, mi sembra. E delle Monache. È un ragazzo giovanissimo. Quindi dico, proprio in una fase di totale ricostruzione, dare subito l'impressione che la squadra c'è e che ovviamente può migliorare, è l'aspetto più importante per ricreare ancora più entusiasmo di quello che già c'è stato, con la risposta della presenza di 4.000 passa tifosi allo stadio, la risposta migliore che potesse dare la tifoseria. Ecco, prima di andare da Paolo, che ha avuto più contatti di noi in questi giorni con l'allenatore, tornando a Luigi Mascia, quindi Colombo vuole riconquistare la piazza, sa bene che dipende tutto da loro, dal tecnico, dal giocatore, perché come dicevi tu prima, è vero che c'è stata un'apertura di credito da parte della tifoseria, però soltanto con i risultati, anche con una buona prestazione, il pubblico tornerà allo stadio. L'abbiamo sempre detto nel corso degli anni, il pubblico si riconquista, certo, gradatamente soltanto. E dobbiamo considerare una cosa, che Colombo sa che si trova nella piazza più importante della sua carriera, perché
è un allenatore emergente, ha dimostrato di avere qualità, di conoscere la categoria, però il blasone di Pescara è fondamentale. Peraltro però ieri sottolineava anche che non bisogna stare col nasino all'insù, proprio riferito al blasone, cioè è stato anche concreto, forse era anche un messaggio alla stessa tifoseria ma anche ai suoi giocatori. Cioè qui nessuno può pensare che ha già vinto il campionato o perché siamo il Pescara e abbiamo una storia come quella che abbiamo, possiamo pensare che questo ci dia un vantaggio durante il campionato. Lo abbiamo visto lo scorso anno, eravamo forse ancora più blasonati perché era il primo anno di retrocessione. Oggi siamo al secondo anno di Serie C. Questo è un allenatore che almeno usa un linguaggio normale e fa delle cose normali, perché negli ultimi anni non eravamo più abituati alla normalità. Pare che oggi la normalità sia diventato un valore raro e invece dovrebbe essere la cosa più semplice da applicare e da ricercare. Posso aggiungere una cosa a volo? Rispetto alla passata stagione, la differenza è che c'è un allenatore che ci racconta la stessa partita che abbiamo visto noi, perché in realtà succedeva esatto come era solo un problema di comunicazione. No. Dopo una partita come quella di ieri era impossibile però nel passato abbiamo visto soprattutto lo scorso anno cose allucinanti. Sì. Paolo, ma perché era rimasto in silenzio Colombo per tutta l'estate? Perché non aveva rilasciato tante interviste, qualcuno sospettava, aveva malignato, insomma, sospettava che era arrabbiato, invece poi ha pensato solo a lavorare. No, ha parlato pure bene. Esatto. Diciamo che probabilmente è stata anche una strategia della società: facciamo lavorare l'allenatore invece che farlo parlare con i giornalisti. Chiaramente dobbiamo dire però che gli ultimi giorni di mercato, correggetemi se sbaglio, hanno fatto sì, insomma, che potessero arrivare a Pescara giocatori che in questa categoria hanno poco a che fare, mi riferisco a Brosco e a Palmiero. Ricordiamo che il Pescara fuori Aloy, che è un giocatore che in questa categoria può fare molto bene, che tra qualche settimana dovremmo recuperare anche Crecco, che è un altro giocatore che in Serie C probabilmente ci si troverebbe per caso. Quindi credo che gli ultimi giorni di mercato abbiano restituito, anche ridato, ma anche maggiore tranquillità al tecnico rispetto a quelle che erano state le operazioni di mercato fino a qualche giorno fa. Rispetto al passato, io ho notato anche nelle parole dell'allenatore, ma anche dell'ambiente, anche della società, un po' più di umiltà, perché negli anni passati, che era stata Serie C o Serie B, insomma, si era partiti anche con, diciamo, delle affermazioni se non roboanti. Sono tutti nuovi, perché è cambiato il direttore sportivo, l'allenatore e la squadra, in riferimento al presidente? Però anche lo scorso anno, se ricordiamo, anche l'allenatore, insomma, Autieri, diceva che, insomma, bisognava puntare al massimo. Esatto, voglio dire, quest'anno è chiaro che il Pescara non può partire nel campionato di Serie C per un obiettivo di minima, però non mi sembra di aver ascoltato né dal presidente, né dall'allenatore, né dal direttore sportivo, tantomeno dai giocatori, dichiarazioni roboanti su quello che questa squadra potrebbe fare quest'anno. Perché dopo tutte quelle delle ultime stagioni, esatto, era diciamo, fare tesoro, ed è meglio aspettare, prima di fare certe dichiarazioni. Si è notata una maggiore umiltà, una maggiore propensione al lavoro, più lavoro, meno parole. E poi, come diceva anche Colombo, che è stato bravo nelle dichiarazioni di ieri, perché ha parlato poco della partita e ha parlato invece dell'aspetto ambientale, perché sa bene che a Pescara, se dovesse riaccendersi, come ci auguriamo, l'entusiasmo, insomma, potrebbe essere davvero quello dei tifosi un valore aggiunto. E diciamola tutta, Enrico, io credo che nessuno si aspettava di vedere ieri quasi 4.500 persone, sì, allo stadio. Anche, insomma, il numero ridotto di abbonati. Esatto, se fai, insomma, 200 abbonamenti, poi avere quasi 5.000. Io credo che poi, correggetemi se sbaglio, quello che era successo anche sabato era stato un segnale importante, la presenza dei tifosi in curva durante la rifinitura della squadra. Insomma, diciamo che ho percepito, rispetto all'anno scorso, a livello ambientale, qualcosa di diverso. Ecco, posso dirti che pure l'ambiente, l'hai detto, non è solo l'allenatore, il presidente, ma forse anche noi, parlo ovviamente non per voi che siete giornalisti, ma noi tifosi, forse siamo entrati anche rispetto allo scorso anno in un ordine di idee diverso. Abbiamo capito che è un campionato difficile,
abbiamo capito che questa squadra è stata completamente cambiata e che quindi occorre tempo. Secondo me sotto questo aspetto c'è stata una maturazione anche dal punto una di vista dell'ambiente. Una predisposizione diversa. E la gente presente ieri non era più la gente che andava lì per protestare o comunque per dissentire, non andando anzi allo stadio. Ieri c'era gente perché si è capito forse che quest'anno... Posso aggiungere una cosa? Sì. Cioè la cosa vera che ha detto l'allenatore è quello che sosteniamo da tempo, cioè che deve essere la squadra che conquistare il pubblico, cioè fare il processo contrario, cioè che questo pubblico merita, è esattamente il contrario, cioè la squadra, l'ha detto l'allenatore giustamente, però che deve essere ieri la squadra ancora non aveva dimostrato nulla, esatto. E c'era un pubblico diverso, e anzi sì, dopo un precampionato non entusiasmante, ma era un prima anche da te la prima partita, però la cosa vera è quella, cioè deve essere la squadra a riconquistare il pubblico, perché il pubblico Pescara non è quello che abbiamo visto ieri, il pubblico Pescara è quello dei 15.000, certo. Dei 16.000, di grande, cioè il segreto, piccolo segreto è quello, per quello io ho apprezzato anche questo allenatore. Ecco, tornando alla partita di ieri, facciamo un giochino, chi vi ha convinto di più, senza chiedervi qual è stato il migliore in campo, chi vi è piaciuto di più? Partiamo da te, Riccardo. Il portiere, perché Plizzari, assolutamente Plizzari, sì. Plizzari. Perché ha governato molto bene la difesa, ne abbiamo avuto pochissime sbavature e al di là degli ultimi due interventi che ha salvato il risultato, mi è piaciuto molto. Poi se ti posso aggiungere anche Lescano, si è mosso molto bene. Vabbè. Al di là del gol, Riccardo, ma... indica il portiere Totò. Ma a me, quello che gli altri più o meno li conoscevo, a me ha impressionato favorevolmente al centrocampo Jabouà, voglio dire. Credo che sia un giocatore. Jabouà, adesso dobbiamo pure impararci, sono tutti nuovi. Non mi ricordo come si pronunciava, sì, sì. Quello che ha giocato da centrale. A me è piaciuto molto proprio anche l'atteggiamento, il modo come ha visto la partita. Parliamo tra l'altro di un giocatore anche giovane, voglio certo. Dire. Anche il terzino sinistro Melani anche lui mi è piaciuto, cioè, come singoli, però Jabouà mi lo premieresti più degli altri, perché tra l'altro pensando che cioè, in quel ruolo ci sarà anche Palmiero, che insomma è un giocatore è entrato bene in partita anche ieri. Esattamente, può essere anche un modo per avere maggiore aggressività, soprattutto quando devi ribaltare il gioco, quando sei aggredito, insomma, può essere. Cioè, Luigi, ieri credo che Kraja sia stato sicuramente bravo. Sì, giocatore che ha fatto la differenza, il che voi dite Palmiero, Palmiero quando lo vedremo, bravo, ma Palmiero, se Kraja gioca così, esatto, Palmiero, cioè questo, Palmiero deve fare il fenomeno. Se Palmiero è venuto qui per rilanciare la sua carriera, ha scelto Pescara per quello che, perché chiaramente per lui è una discesa di categoria. Si è entrato bene, Palmiero è entrato bene, sì, però se, con il Kraja di ieri, se Palmiero è l'uomo. Che, considerando che Palmiero non ha fatto la preparazione, perché si è allenato da solo, non ha fatto la preparazione con la squadra, Kraja. Però Kraja ieri è stato sicuramente il giocatore che ha fatto Paolo, la io se mi permetti ti vorrei dire 2+1, ovvero ieri Pescara ha corso due rischi in 90 minuti, se ricordiamo lo scorso anno quanti patemi questa squadra ci faceva soffrire in difesa, io spenderei due parole per Ingrosso e per Pellacani, che sono stati davvero bravi, e poi Cuppone per la predisposizione, per come ha interpretato quindi la partita. Se puoi scegliere uno, Cuppone. Francesco? Kraja. Andrea, posso chiedere anche a te chi ti ha convinto più di tutto? No, io nel sentire queste considerazioni poi ho ricordato che ieri il Messina di Auteri ha preso 4 gol in casa, sì, dal Crotone, quindi è evidente. Tu sei insomma sempre bravo poi a buttare benzina. Sì, adesso poi sono andato anche ad ascoltare le dichiarazioni di Auteri un po' per farci del male. Però... Andrea, scusa, che per caso con la tecnologia di adesso si è riuscito ad avere le dichiarazioni? Ma certo. Perché sarei curioso dopo che ha preso 4 gol, che partita raccontare. Però credo che interessi a pochi. Lo so che non c'è. No, ma l'abbiamo sentito proprio oggi Auteri a fine partita. Ma ed erano parole uguali. Una buona partita. Allora fa apposta. A me piace sottolineare quello che ha detto Colombo, che nel calcio di oggi con le 5 sostituzioni spesso la partita viene decisa da chi entra, e lui ne ha parlato di questo non solo dopo la partita ma soprattutto prima nella conferenza pre-gara, evidenziando questo aspetto, e per come è andata la partita ha fatto una giusta annotazione, anche perché il Pescara
ha due centrali fortissimi in panchina, che sono Boben e Brosco, che ieri non hanno giocato. Brosco ha giocato solo che dovrebbero essere minuti. I presunti titolari poi potrebbero alla fine Pellacani, che è quello che ha minore pedigree e quello che sta dimostrando sul campo di meritare un ruolo da titolare, ma anche a centrocampo quando torneranno Crecco e Aloi e si parla di aggressività, di recupero palla, sono giocatori che porteranno molta gamba, quindi dobbiamo ancora scoprire fino in fondo questo Pescara e occhio lì davanti anche a questo Desogus di cui si dice un gran bene. Ma a chi dai la palma del migliore? Io la do a Jabua, sono assolutamente d'accordo con Totò, perché ha dato quell'elettricità in quel momento della partita. Stavo pensando che i 4.000-4.500 di ieri, in riferimento al fatto che più, c'era più pubblico, nonostante le amichevoli brutte, che era una partita che di cartello, perché bravi, è arrivato l'Avellino, quindi secondo me quelli di ieri sono quelli che seguono di più il Pescara e hanno toccato con mano l'esito finale della campagna acquisti. Ossia, ieri la difesa ha dato segnali di solidità, ricordava giustamente Andrea, Brosco e Boben viene da alcune stagioni con la Ternana, sempre titolare in campo, sempre tra i migliori, ossia tutti hanno capito come ha lavorato questa volta la società, che tipo di campagna acquisti è stata fatta e soprattutto di vendita, via, pulizia totale. 22 cessioni e 22 acquisti. Esatto, e quindi come voler dire crediamo in quello che avete fatto. No, Francesco, ma per dire un particolare, ieri il Pescara aveva in panchina Brosco, Boben e Palmiero e aveva fuori Aloi e Crecco. Quindi, 5 titolari. Aloi squalificato. Sì, no, dico, però 5 sono giocatori che sarebbero 5 potenziali titolari erano fuori. Sì. Parliamo adesso di Facundo Lescano. Impara il nome, Facundo Lescano, argentino che ha fatto gol ieri. Là è facile, sia il nome che il cognome. Lescano, il cognome è Lescano. Facundo è pure. Sentiamolo un attimo, poi parliamo di lui, perché molti sostengono a qualcosa di Ferrari, sono argentini tutti e due, caratteristiche un po' diverse. Sentiamolo sempre al microfono di Paolo Renzetti. È stato un bellissimo colpo d'occhio e soprattutto per noi giocatori è un big match così, giocare subito prima in casa con tantissima gente ti dà una carica in più. Sì, credo che per un attaccante fare gol è importante. Io sono un ragazzo, un giocatore che aiuta tantissimo i miei compagni anche in fase di non possesso e credo che poi è come un cerchio, no? Tu dai una mano e da un'altra parte ti torna, quindi credo che uno facendo tanto lavoro sporco, tante gomitate, poi io non sono magari un fulmine di guerra, quindi il mio habitat è un po' dentro l'aria, se uno si fa trovare bene ho dei giocatori che mi consentono anche di fare tanti gol e spero di continuare come sono partito. Diciamo che io vengo da un altro tipo di squadra, di società l'anno scorso, quindi per me qui è come fare la Serie A. Io sono cresciuto in Argentina e so cosa ti può dare il calore dei tifosi e per me è stata veramente una grandissima emozione anche dopo il gol sentire il mio nome gridato da tanta gente, forse è la prima volta che mi capita, quindi me la ricorderò per sempre questa serata. Un gran gol quello di Lescano, Totò, proprio da centravanti puro. La novità di ieri e c'era anche la calcio d'angolo di Velani, se non vado errato, sì. Di Craia. Craia, il calcio d'angolo. No, dicevo, la novità di ieri c'era anche la presenza di un'altra rappresentanza di tifosi ospiti, anche quello ha fatto credo che abbia creato Carvelino quell'ambiente. È sempre un gran seguito. No, cioè, l'anno scorso l'abbiamo visto quasi mai, voglio dire, anche perché. Ossia, ogni anno con il Totò discutiamo, e in parte ha ragione, non del tutto. No, in parte, quando dice certo. sulla carta. Adesso il campo però. Esatto, sulla carta. Il campo già ha detto qualche cosa, è vero che ci manca una partita, abbiamo giocato. 37. Quindi, 37, hai detto niente, quindi no, siamo lontanissimi, però anche sulla carta, tu quest'anno hai preso giocatori che ti danno le migliori garanzie per quello che hanno fatto nella propria carriera, che ha un'idea dell'allenatore. Esatto. Si denota proprio il lavoro da parte del tecnico, cioè la pressione, difesa alta, squadra corta, poi i meccanismi saranno oliati nel corso della stagione, però vedi un'idea, no? Appunto, quello che dico, la società ha lavorato in un determinato modo, l'allenatore ha fatto subito intendere cosa
poteva dare e cosa chiede dalla squadra. Quindi se fai 1 più 1 più 1 il totale. Lescano e Ferrari possono essere avvicinati per qualche caratteristica, ma a parte la provenienza geografica non mi pare. Gioca di più Lescano. Lescano mi pare che partecipi di più alla manovra e mi dà l'idea di un opportunista dell'area di rigore e il gol di ieri lo dimostra. E mi fa piacere tra l'altro che abbiamo segnato su calcio piazzato, perché per noi calcio piazzato è un disvalore, nel senso che abbiamo preso tanti di quei gol negli anni su calci d'angolo che non si contano, per cui iniziare la stagione con un gol realizzato su calcio d'angolo, anche questo mi sembra un auspicio non da poco. Lescano ha anche un curriculum di tutto rispetto, è uno che in questa categoria va in doppia cifra e mi sembra un ragazzo pienamente ambientato, mi ha dato anche l'idea di un ragazzo molto per bene oltretutto, e questo non è un aspetto. Ecco, a proposito di calci piazzati, in tante stagioni in questo studio, un po' dovunque, si è criticata sempre la fase difensiva del Pescara. Potrebbe essere la volta buona per avere un reparto più concreto. Sì, buongiorno, si vede al mattino. Perché ieri in grosso, insieme a Melani, a Cancellotti stesso, hanno dato delle non certezze ma delle garanzie. È rimasto solo Cancellotti dello scorso anno, è in grosso e l'anno scorso sentiamo Riccardo. L'anno scorso Cancellotti una partita come quella ieri non l'ha fatta mai. È vero, è stato anche ieri tra i migliori. Giocato bene. Se hai la difesa forte ieri, la difesa forte, tu sai che nel gioco del calcio poi alla fine chi ha la difesa più forte è quella che vince. Però devo dirti che a me è piaciuto molto proprio anche l'atteggiamento della squadra in difesa, nel senso che non ho mai mollato, si aiutavano e soprattutto erano compatti. A me, come ti ho detto prima, il portiere, perché io quando la difesa lavora bene do sempre meglio. Però anche lo scorso anno avevamo tre grandi portieri, lo scorso anno. Sì, no? Però a parte che li ha alternati. Però hanno fatto tutti campionato, da Sorrentino, Di Gennaro, Jacopucci. Singolarmente il portiere, però. Può esserci il non portiere. È così, Totò. No, è così. Certo. No, però può esserci il portiere che è molto bravo nei porti, non è capace molto a chiamare la difesa, che è il ruolo fondamentale del portiere, e magari ci sono dei portieri che sono meno bravi a parare dentro la porta. Senza nulla togliere a Pizzari, che sono bravissimi. E sono molto bravi, perché la difesa ieri si è mossa molto bene, si è mossa in linea, soprattutto si sono aiutati e ha avuto aggressività. Ripeto, soprattutto gli ultimi 10 minuti, che erano i più difficili, certo, perché lo attaccavano. La squadra si è raccolta. Addirittura si abbia avuto due buone mezzo, ripartenze. In fase di copertura c'è anche un certo Mora. Se posso cominciamo un po' a contraddire, che siamo sempre d'accordo su tutto. Quella dobbiamo guardare. Beh, ma dopo una giornata del genere. Al di là delle prodezze del portiere che ci sono state, c'è il problema che la squadra ha sofferto in quel momento. Ha sofferto, ha reagito bene, però palle gol sono state. Voglio dire, se deve crescere. Ho capito, ma c'era pure un avversario. Esatto, no, ti voglio che dire vuole... siamo, capito? Voglio dire, se c'è una cosa sulla quale deve crescere, a mio avviso, può essere questo. Però tu hai dominato per 70-80 minuti, alla fine hai rischiato di prendere gol. Che la squadra debba crescere. Per quello se stiamo dicendo. Sì, esatto. Hai sciupato, hai mancato delle occasioni. Negli ultimi 10 minuti noi abbiamo avuto due ripartenze importanti, che se curiamo anche il fase delle ripartenze potevamo andare addirittura. È lì che deve crescere. Infatti, se parliamo appunto delle risorse che ha il Pescara, io non vorrei che si dimenticasse delle Monache. Esatto. Questo ragazzo secondo me è eccezionale. Probabilmente, che so, se ci fosse stato lui in campo nella fase finale, quando l'Avellino premeva, probabilmente delle Monache sarebbe stato molto utile per le ripartenze. Quindi secondo me anche questa è una risorsa importante, ma l'allenatore se la può giocare. Delle Monache è meglio che venga gestito nell'arco della partita, esatto, buttato a partita in corso. Secondo me sì, almeno come anche per la giovanissima età, anche perché 2005, voglio dire, velocità, salta l'uomo, certo, sugli spazi ampi, credo, mentre invece l'abbiamo visto difficilmente ha avuto lo spazio per piazzare. Ha provato un paio di trasferta, in trasferta delle Mora. Invece chiudiamo per questa panoramica con Mora, che è il giocatore più esperto, lo ha dimostrato anche ieri, anche una buona tenuta fisica, una sicurezza, un giocatore che io credo che il leader di questa squadra sia indiscutibilmente Mora, ed è importante che ci sia un leader, perché anche qui il Pescara degli ultimi anni sì, aveva Memusciai, aveva giocatori che avevano grande esperienza e un gran curriculum, però
forse il vero leader è mancato negli ultimi anni in campo. Io credo che Mora possa essere un po' quello, verrà fuori la chioccia, verrà fuori dalla squadra, verrà fuori dalla squadra, però il leader Mora, li riconosceremo dopo. Anche ieri Ingrosso era il capitano. Ieri era Ingrosso il capitano, però Mora ha un insomma un passato. Quindi per fortuna che non ci siano più queste figure del passato, come diceva prima Francesco, che sia stata fatta piazza. È un rinnovamento importante, mi pare che l'ambiente chiedesse anche questo. Certo. Io ricordo si poteva fare anche l'anno scorso, però forse l'anno scorso venivamo da contratti che arrivavano dalla Serie B, portavamo un po' le scorie, chiamiamole così, di un campionato come quello che avevamo visto in Serie per B. Per concludere, diciamo che Sebastiani e Delicarni hanno lavorato bene. Esatto, quello volevo dire. Parliamo del mercato dopo la pubblicità, riprenderemo con i posticipi dallo studio tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21 e 42 minuti, riprendiamo dallo studio e ripartiamo dall'avvocato Luigi Albore Mascia. Allora, parlavamo della grande rivoluzione estiva firmata da Daniele Dellicarri, un ritorno per lui, dopo gli anni della promozione in Serie A con Zeman. Possiamo dire che sono arrivati anche tanti giocatori a noi sconosciuti, però mi sembra che il lavoro
di questi due mesi abbia dato davvero degli esiti positivi, almeno finora. La sensazione, non è una sensazione questa, che Dellicari conosca perfettamente il mercato. Ecco, scusami se ti interrompo, soprattutto la differenza sostanziale rispetto alle altre sessioni di mercato riguarda il fatto che il Pescara ha acquistato molti giocatori a titolo definitivo, quindi si torna a patrimonializzare l'organico, cosa che non è più avvenuta negli ultimi anni, molti prestiti. Invece il concetto di Dellicari era proprio questo: dobbiamo tornare a patrimonializzare. Allora, molti giocatori a titolo definitivo, certo, tra i quali anche Palmieri, quindi non è che parliamo di giocatori sconosciuti. Il primo merito di Dellicari, perché lo abbiamo visto negli ultimi anni quante difficoltà ci possano essere su questa attività dei direttori sportivi, è stato quello di riuscire a realizzare i repulisti, cioè comunque se ci sono stati 22 ingressi ci sono state anche 22 uscite. È la cosa più difficile. È la cosa più difficile, secondo me, il vero colpo da maestro è stato quello di riuscire a sistemare la rosa precedente, quindi ad effettuare compiutamente i repulisti. Siamo reduci da un'annata come quella dello scorso anno, dove ci siamo portati dietro i Musilunghi di Galano, ricordiamo, pare Valdifiori per un certo periodo della stagione. E quella transizione, secondo me, non solo è difficilissima, ma quella transizione ha delle negatività sullo spogliatoio, sull'ambiente in generale. Qui Colombo si è ritrovato una squadra tutta nuova senza avere comunque pendenze rispetto allo scorso anno, e questa è la prima grande capacità dimostrata del Dellicari. Poi io immagino che tutti i giocatori che siano arrivati siano stati condivisi con il tecnico Colombo. Certo, giravano anche altri nomi, perché comunque non li ha negati nemmeno Molti Dellicari. Molti sono stati anche inventati. Alcune operazioni sembravano più comunque materiale per la stampa, però credo che alcune operazioni anche sono state seguite da Dellicari e per varie combinazioni di mercato non sono state realizzate. E la terza questione positiva è quella a cui ti riferivi tu, perché una cosa che abbiamo sempre rimproverato alla società negli ultimi anni è stata quella di avere i procuratori che in qualche modo suggerivano, imponevano, non lo so, comunque arrivavano giocatori che poi venivano valorizzati dal Pescara, ma puntualmente poi non erano un patrimonio del Pescara. Ecco, quindi era più facile con Dellicari avere un feeling da parte della proprietà, visto che avevano lavorato insieme, quindi si conoscevano, entrambi conoscevano pregi e difetti nel modo operativo. Io penso che, per la verità, forse abbia fatto un passo indietro Sebastiani, nel senso che dopo diversi anni c'è un direttore sportivo che ha operato, a parte alcune scelte base, ha operato in prima persona, vuol dire, questo non succedeva da diversi anni. Per aggiungere però tutto, scusami, anche lo scorso anno ho capito quello che vuoi dire tu, perché il presidente Sebastiani, mi è sembrato che c'è una maggiore autonomia. Fino alla Serie B aveva dei contatti con i procuratori, in C è un po' più difficile perché sono giocatori diversi e anche procuratori diversi. Quindi lo scorso anno Matteassi ha avuto anche lui voce in capitolo, però forse sono state sbagliate le scelte. Probabilmente anche una personalità diversa. Ma sicuramente. Però voglio dire, quando parliamo di questo ripulisti generale, a me sarebbe piaciuto, per esempio, se fossero rimasti, che so, Sorrentino, Verri, Ediambò, Borrelli, cioè anche quello era patrimonio del Pescara. Chiaro, hanno fatto delle scelte anche economiche, però non è che possiamo dire che sono andati via tutti, ma Sorrentino e Verri sono stati tra i migliori del campionato scorso, per cui quando parliamo di patrimonializzare, patrimonializzare questa, io guardo sempre con un goccio di riguardo soprattutto i giovani che vengono dal Pescara, insomma, così come. Però quello è un altro mercato, il mercato finanziario. Sì, esatto, è un mercato finanziario, mi piace. Al quale fanno ricorso un po' si tutte le squadre, conciliare anche un po' in di Serie più. A, cioè i gioielli vengono venduti un po' da tutti. Non ci sarebbero stati male Sorrentino, è vero. Si poteva fare forse come con delle monache, cedere ma farli restare. Sì, magari giocando ancora come fa delle monache, certo. Riccardo, Dellicari, ti convince di più di Matteassi? Assolutamente sì, perché Dellicari ha giocato. Anche Matteassi ha giocato. Sì, ma ha giocato a livello, ha giocato a livello diverso. Dellicari credo sia più un uomo di calcio, più un uomo che ha conoscenze nell'ambito proprio di persone.
Io ho avuto anche, l'ho incontrato non tanto tempo fa, abbiamo fatto due chiacchiere, lui mi ha detto che aveva molta fiducia, ma soprattutto che puntava su gente che aveva fame. Mi ricordo questa frase che mi ha detto. Punterò su persone che hanno voglia di giocare a pallone, che hanno voglia di vincere, al di là dei nomi. Quindi quando voi avete detto quei cinque giocatori che sono tutti erano in panchina, che sono potenziali, secondo me... Non giocheranno. No, giocheranno, però secondo me ci sarà una bella... Cioè, non è detto che perché uno ha nome con questo allenatore giocherà, perché Palmieri, se te la gioca così, può anche essere, a parte che secondo me possono anche giocare insieme, però al di là di questo per ruolo, però se dovessero magari scegliere, non è detto che un giochi uno a differenza dell'altro. Delicari mi sembra un uomo al di là del fatto della conoscenza che ha della società, perché c'è stato dentro anche in momenti, dimostrò anche non solo nel campionato di Serie B ma anche nel campionato di Serie A, quando arrivarono giocatori, sì, i Quintero, i Weiss, che poi hanno avuto, no, credo che e secondo Garra, me sono, termino, hanno avuto futuro, è un, scusa, conosce il mercato italiano, il mercato estero. Prego. Se posso aggiungere una cosa, credo che a spingere De Riccari sia anche la voglia di rivincita. Certo. De Riccari veniva da un periodo, aveva anche lui bisogno di tornare, sì, nel grande era, rilanciato nella maniera, cioè, giusta, e poi che sia conoscitore di calcio è indubbio. E credo, e questo però è un mio modesto parere, che anche nel rapporto con i tifosi, che voi avete detto, i tifosi giustamente, dice dottore, è la squadra che deve conquistare i tifosi, e tu hai detto hanno giocato al buio. Secondo me Delicarri su questo ha fatto un discorso, lo penso io, con i tifosi dicendo datemi fiducia, vediamo, e quindi i tifosi l'hanno supportato, forse per il passato che ha e forse perché conviene a tutti se c'è una calma. Beh, è una riabilitazione per Delicari. È una riabilitazione. I cori contro Delicari li ricordiamo ancora, quindi i cori contro Delicari, sì, erano legati certamente anche non erano risultati, era la delusione, però perfetto. Però non è che invece questa esperienza, anzi, di Delicari veniva iniziata, criticato più Delicari che Delicari che Sebastiani, invece questa esperienza è iniziata bene. Però quello che dici tu, probabilmente è stata una sorta di patto o comunque di dialogo, per cui no, comunque la gente ha capito. Io credo che anche lui, ribadisco questo, che lui abbia avuto maggiore autonomia rispetto ai direttori sportivi recenti, perché ricordiamone, insomma, la gran parte delle operazioni le faceva direttamente Sebastiani, era del presidente con i vari presidenti, no, è successo, che so, il rapporto col Benevento. Credo che invece le scelte fatte siano state soprattutto della farina del sacco di Delicari. L'unica cosa che non ho capito, la vicenda Zeman, se è stata in qualche modo colorita dall'informazione o se veramente lì c'è stata una dicotomia, per cui però il primo ad essere interpellato fu Colombo, Delicari, e poi alla fine Sebastiani, però il primo allenatore ad essere interpellato è l'unico allenatore, per quello che abbiamo saputo noi, con cui i dirigenti si sono incontrati è stato Colombo. Quindi fu la prima scelta, poi chiaramente ci fu anche questa possibilità di riportare Zeman, ma il presidente Sebastiani più volte aveva ripetuto nei mesi scorsi che insomma la soluzione Zeman non era una soluzione per lui ottimale, e se un presidente non gradisce un allenatore è difficile che questo allenatore possa venire. Ma da quello che abbiamo saputo, comunque l'idea di riportare Zeman era un pallino autentico di Daniele Delicarri, che voleva, certo, riportare l'allenatore di quella magica stagione dove lui era DS, quindi su questo ci sono pochi dubbi. Sicuramente sono stati incontrati alcuni allenatori, tra questi Federico Guidi, l'ex tecnico del Teramo, che dopo quell'incontro comunque è andato ad allenare la Roma Primavera, ma lui è stato incontrato. E poi, insomma, nella scelta, poi la scelta appunto è ricaduta su Colombo, ma che si siano vagliati altri allenatori, tra cui in particolare Zeman, ma non solo Zeman, questo guarda, si può che sia stato anche premiato Colombo perché ha aspettato e quindi ha avuto significativo, come ricordava Paolo, che il primo vero contatto con un allenatore è stato con Colombo, che ricordiamo che poi ha aspettato perché evidentemente
Ha aspettato due mesi. Appunto, non è che ha aspettato due o tre giorni, esatto. Ha aspettato due mesi. Ma perché? Rischiando... due mesi perché ne valeva la pena. Ma ho capito, Luigi rischiando, sì, però rischiando di rimanere. Sì, ma rischiando di rimanere a piedi. Sì, però rischiando di. Sì, però rischiando di rimanere a piedi. Perché se il Pescara avesse preso Guidi o Zeman, può darsi che Colombo oggi era in tribuna a vedere le partite, non aveva una panchina. Quindi voglio dire. Difficilmente è fatta di certezza. Ho capito, però insomma. Evidentemente lui è stato premiato da questo punto di vista. Questi quando si sono incontrati avranno parlato di calcio, della possibilità di fare a Pescara, sì, come però... vogliamo costruire la squadra, se no mica hanno parlato se gli piace no, il Bumbulito o le cozze o le vongole, chiedo scusa, no? Quindi allora evidentemente Colombo si è fidato. Comunque Bumbulito, no Bumbulito. Però Bumbulito. A noi si dice Bumbulito. Ricordiamoci che in quel periodo si parlava anche dell'allargamento della base societaria, se non addirittura di una cessione. Anche questo aspetto ha allungato i tempi, perché poi se c'è una operazione di allargamento della base societaria, chi sì, entra magari no, può scegliere il allenatore. Da un punto di vista positivo, ossia, Colombo si è fidato poi di come si era lasciato dopo sì. l'incontro con Riccardo. Volevo rispondere a Luigi. Io ho incontrato Sebastiani, gli ha detto Zeman fa mai incontrato. No, quindi, è vero che non l'ha mai incontrato, però ci sono stati quindi, contatti con degli italiani. Sì, no, come no? Sì, però i contatti che può essere scegliere il direttore con gli allenatori, poi però passa al presidente. Io non credo, un pochino lo conosciamo, io onestamente non ho mai pensato a un ritorno a un Zeman Ter qua. Mai. Ma forse non ci ha pensato neanche Zeman. Credo che neanche lui fosse convinto di tornare. Nello Zeman 2, perché se voi pensate che riprende lo Zeman 3, siamo secondo me follia proprio detta questa. Ma non per il blasone dell'allenatore Zeman, per come si erano lasciati qua. Ma si voleva cambiare pagina. Dai, non mi guardare con questa parte. No, non sono convinto che sia così. Non sei convinto che Zeman. Nemmeno io. Io non sono. È chiaro che Zeman non ha incontrato Sebastiani. Poi bisogna vedere no, Sebastiani se non ce la dice tutta, Zeman. Ma che De Licarri facesse da mediatore, da intermediario con Zeman, sì, insomma, quello sì. avete riempito ricordiamo le pagine che dei giornali. Io periodo Zeman però aveva anche la possibilità di tornare a Foggia ma per tu non è scusa, sì, del sì, Foggia sì, perché Canonico... c'era la questione della dirigenza, se rientrava esatto, la vecchia dirigenza esatto. Ma non è che lui tentennava sotto dico una cosa commerciale che tu butti un nome, le persone parlano di un nome e tu poi lavori in altro, cioè devi anche considerare quello che non è che tutto quello che viene stretto detto e qui Totò penso che possa insegnare a tutti è la realtà. Molte volte Di Licari può dire magari mi piacerebbe avere Zeman e poi si scrive Zeman magari ce lo dirà, però poi quando, come sono magari ce lo dirà tutto, però di De Licari ti voglio dire che tutte le volte che è venuto qua ed è venuto diverse volte è la persona che quando parli di calcio ti dà l'impressione di parlare di una persona estremamente competente. Totò? No, la mia è che la decisione su Colombo l'aveva già presa prima che dall'inizio, sì, voglio dire. Anche per secondo me. Colombo ha aspettato perché aveva la garanzia che restava. Quello che tu hai detto prima, evidentemente tra l'altro la persona intelligente si è fidato di quello che avevano detto. Sì, rischiando, però rischiando. Come? Quindi quella di Zeman era una suggestione o non c'è mai stato quel contatto? Secondo me no, secondo me a me da parte del presidente. È un po' come Pavanati. Io credo che l'accordo ci fosse dall'inizio, insomma, con Colombo. Non c'era nessuno che mediava. Ha avuto senti, guarda, poi ognuno sta dicendo la sua. Ti racconto un aneddoto. Io te lo dico un giorno. Te lo dico adesso che è ormai quasi da poco. Te lo dico adesso perché con Pescara io ero molto amico, sono molto amico con Cascione e per televisione ha detto Cascione in autostrada sta venendo a Pescara. Io lo chiamai e gli dissi ma tu dove sei a casa? Ha detto non c'era stato nessun contatto. Quindi voglio dire tutto quello che poi. Andrea, si sente, a volte è vero, a volte andiamo no. In pubblicità sì, perché dobbiamo entrare delle novità. Ti ho fatto nome gioca in Serie A all'inizio del secondo tempo, Torino avanti sul Lecce 1-0 alla fine del primo tempo gol di Vlasic. Poco fa si è sbloccato il posticipo di Serie C, un gol abruzzese, Alessio Di Massimo da Sant'Omero con furore ha portato in vantaggio l'Ancona sul Siena. A te. Ancora 1 Siena 0 gol di Massimo con furore ha detto Andrea Costantini. Dobbiamo entrare adesso anche attenzione, di Latina... attenzione pareggio del Siena. In questo momento pareggio del Siena. 1-1 gol di Arras, l'ex Grosseto, a te.
Dobbiamo entrare nel vivo anche della prossima partita di campionato. Certo, in questa prima ora si potevano fare anche discorsi relativi all'estate, ne mancano altri riguardanti anche le presunte vicende societarie, ma avremo occasione di parlarne in altre circostanze, perché il campionato torna con la trasferta di Latina, poi si giocherà di mercoledì sera alle ore 21 contro il Crotone, quindi bisogna andare di fretta. Allora andiamo in pubblicità, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Rientriamo in studio, sono le 22 minuti. Andrea, vabbè, il pareggio del Siena ad Ancona non è cambiato nulla. Confermiamo 1-1, a Di Massimo ha risposto Arras in Ancona-Siena, 1-1, in Serie A Torino-Lecce 1-0, sempre gol di Vlasic. Ecco, prima di parlare del prossimo turno di campionato, un'informazione importante per Di Francesco, perché ci ha telefonato un telespettatore che ci scrive, Giovanni Troilo, ci dice che i Bumbulic sono le Bumalit del fiume Tordino, la precisazione importante per la trasmissione. Un saluto. No, no, un era saluto doveroso. A Giovanni Troilo. Ciao, caro. Allora, riprendiamo da Latina, che ha vinto a Foggia. Ci sono delle immagini della partita di ieri, il Foggia che è tra le favorite di questo campionato e il Latina che può essere una mina vagante del torneo, brillantemente condotta dal DS
Marcello Di Giuseppe. Abbiamo delle immagini, Andrea, dello Zaccheria. Sì, è stata una prestazione importante quella del Latina, Foggia è una delle candidate a fare un campionato di vertice, Latina che parte con i galloni dell'outsider e devo dire che queste aspettative trovano riscontro con la prestazione fatta ieri in uno stadio importante che incute anche un po' di timore, abbiamo visto il muro di tifosi del Foggia. Questo è il primo gol segnato dal Latina alla fine del primo tempo, la punizione dell'ex teramano Amadio, voluto fortemente proprio dal DS di Giuseppe a Latina, palla leggermente toccata dall'attaccante Rossetti che dunque si intesta questo gol del vantaggio. Poi chiaramente nel secondo tempo il Latina ha anche un po' sofferto le iniziative della squadra del Foggia, dove c'è tra gli altri Eugenio D'Ursi che era impredicato anche di tornare a Pescara, fino all'83esimo quando questa bella azione di contropiede impostata da Di Livio, figlio d'arte, figlio di Angelo Di Livio, porta al gol di Carletti. Un attaccante che sta facendo molto bene in questi anni al Latina. Comunque non è finita qui perché nel finale il Foggia accorcerà le distanze con un attaccante che era stato anche nel mirino del Pescara, ovvero Butai, che ha segnato una valanga di gol lo scorso anno in Serie D con la maglia del Novara. Qui intanto continuiamo a vedere questa bellissima azione concretizzata da Carletti, un'azione di rimessa. Stavo dicendo che il Foggia riuscirà a riaprire la partita con la rete di Butai che stiamo per vedere, un gol segnato d'opportunismo, Butai che poi realizzerà un bel tiro dopo questa realizzazione, un colpo di testa piuttosto velenoso, Butai al 90esimo andrà a colpire un palo, quindi Foggia che sfiorerà addirittura il clamoroso 2-2 e poi in pieno recupero arriverà la terza firma del Latina con un giocatore che in Abruzzo conosciamo bene, Luca Fabrizi, lo scorso anno è esploso con la maglia del Chieti, in precedenza aveva giocato anche con il Giulianova, con il Castelnuovo, qui questa è l'azione che porta al palo Vutai, proprio al 91esimo, il palo che poteva rappresentare il 2-2, poi però arriva il contropiede che chiude definitivamente i conti, qui riapprezziamo la conclusione di Vutai e poi il gol dell'1-3, questo rilancio della difesa, fuori gioco che non scatta per bene e Fabrizi fa secco l'estremo difensore del Foggia. Insomma il Foggia ha toccato in questa prima partita di campionato, mentre Catanzaro e Crotone, Luigi, hanno già fatto capire di essere delle squadre importanti, no, per questo torneo. Quello che ci aspettavamo, non ci aspettavamo questa debacle del Foggia che però insomma va anche vista con queste immagini perché Latina è stato molto incisivo e è stato furbo ad approfittare delle situazioni, però anche le cronache ci raccontano di un Foggia che in campo c'è stato e la partita poteva essere anche Riccardo immediata. Che dice, sì, sono felice perché una squadra a righe nero-azzurre ha battuto una squadra. Per questo hai chiesto la parola, almeno per essere in zitto fino alla fine. Almeno uno c'è stata. Scusa, posso andare via? C'è anche l'Atalanta. Andiamo. Giusto. Ma non ha giocato contro una squadra. Questo è un altro che vede nero. Catanzaro e Crotone, ovviamente, le vedremo all'opera. Crotone tra 10 giorni all'Adriatico. Ecco, molti temevano questo calendario per l'arrivo proprio di squadre blasonate nelle prime partite. Invece Colombo ha detto forse è meglio che le incontriamo subito, le pesiamo subito, insomma. No, secondo me sì, ha ragione, perché il momento non è che puoi abbassare la guardia. E tra l'altro dopo la partita parlavo con Delli Carri e lui mi ha detto che il Latina sarà la rivelazione del campionato, quindi non è un altro, anche questo è credo che sia un avversario scomodo. Credo che insomma, una squadra che vuole crescere deve dare dimostrazione proprio in queste sfide importanti, perché è fuori di dubbio che al di là della... Hai curiosità nel vedere il Pescara formato trasferta? Pensi che cambierà atteggiamento? No, secondo me no, anzi mi auguro invece che proprio in trasferta abbia questa capacità anche di ribaltare il gioco, maggiore forza, cosa che non ho visto nella fase finale della gara vinta in casa. Torna Latina Pescara, una gara
gara anche a rischio per le tifoserie, in passato ci sono stati dei episodi. Sì, è una partita che è finita nel, diciamo, sotto la lente di ingrandimento dell'osservatorio per le manifestazioni sportive, biglietti per i tifosi del Pescara solo al settore ospiti, vabbè, ovviamente non in vendita nel giorno della partita, però Latina ci ricorda, Enrico, anche delle cose positive, la vittoria del campionato con il gol di Franco Rosati e qualche anno fa un'altra vittoria in Serie B. 74, bravo. Però ci fu anche una vittoria qualche stagione fa nel campionato di Serie B, quindi diciamo che il Francioni non porta male. Scalzò il microfono per esultare, ecco. L'ultima volta. La memoria storica. Francesco, diciamo prima con Totò, adesso vediamo questo Pescara formato trasferte. È la prima prova per vedere se... Il Monopoli, allenato da Colombo lo scorso anno, giocava lo stesso modo, dentro e fuori casa. Prima volevo ricordare nel discorso prima di quando si parlava di Zeman, di Colombo l'incontro. Credo che un uomo di calcio come Delli Carri abbia anche fatto tesoro di come giocava lo scorso anno il Monopoli. È vero che un conto è lavorare, con tutto il rispetto, a Monopoli, un conto è lavorare a Pescara. Però l'anno scorso il Monopoli fu la sorpresa del campionato, arrivò ai playoff e stette sempre nella parte alta della classifica. Scusando, giocando il girone C, dicevano che Monopoli, Turris e Foggia esprimevano il miglior calcio. Anche la adesso c'è questa, ma d'altronde adesso c'è la prova con il Latina, poi viene il Crotone ed è un'altra prova. E poi ci sono due trasferte, e poi due c'è trasferte, anche Foggia, Monterosi e Foggia. Ma dopo diremo, sperando che queste prossime quattro vanno bene, che a quel punto il 36, 38 meno 5 ci mancano 33 giornate, quindi adesso prematuro. Però in vista di Latina Pescara sentiamo uno degli addetti ai lavori, abbiamo in collegamento proprio il direttore sportivo Marcello Di Giuseppe, al quale facciamo i complimenti per la vittoria di ieri. Buonasera direttore. Ciao, buonasera, grazie. Allora Di Giuseppe, siete partiti con il piede giusto, l'abbiamo vista esultare, entrati in campo per festeggiare il primo gol della stagione. Il Latina che viene indicato un po' da tutti, prima Totò De Leonardis diceva che Delli Carri gli ha comunicato alla vigilia del campionato, guardate che la sorpresa può essere il Latina. Cos'è, una responsabilità in più oppure l'apprezzamento per il lavoro svolto anche durante questa sessione di mercato? No, non è un peso sicuramente, nel senso, magari sarà così, noi ci speriamo, contiamo sicuramente di far bene, secondo me la squadra è competitiva, è una buona squadra, veniamo da un'annata positiva dello scorso anno, abbiamo fatto 14 giocatori confermati, quindi l'ossatura è quella, abbiamo rinforzato un po' in tutti i reparti e chiaramente ci sentiamo all'altezza di potercela giocare con tutte. Quindi due situazioni diverse, perché voi avete confermato l'ossatura dalla passata stagione, a Pescara invece c'è stata un'autentica rivoluzione. E mi dà un giudizio anche sul nuovo organico biancoazzurro, a prescindere dalla vittoria di ieri con l'Avellino? Ma io penso che il Pescara sia una squadra forte, è chiaro che ha fatto tante operazioni proprio l'ultimo giorno di mercato, quindi un pochino di tempo dovrà essere dato alla squadra e soprattutto ai singoli, perché tante volte arrivano giocatori con pochi minuti nelle gambe, poco allenamento, io lo definisco allenamento serio, che si fa quando si in ritiro con una squadra sapendo di doverci rimanere, però già il risultato di ieri fa capire, insomma, che l'organico era comunque un organico importante. È chiaro che quando andrà a regime con tutti i nuovi acquisti, secondo me la squadra può essere messa tra le più serie candidate alla vittoria finale.
Allora, una domanda a testa flash da parte dei nostri ospiti con risposte flash. Partiamo subito da una sua vecchia conoscenza, ma vecchia per l'età di chi è in studio, Francesco Di Francesco. Ciao Marcello, vecchio calcisticamente, che ho giocato 20 anni fa con il ragazzo. Flash però, dobbiamo andare di fretta perché abbiamo pochi senti, minuti. Escludendo il Latina, sono Pescara, Catanzaro, Crotone, queste le squadre, diciamo, meglio attrezzate sulla carta in sede di previsione, poi il campo sarà il giudice inappellabile. No, io allargherei un pochino. Allora, ci sono squadre chiaramente sulla carta leggermente superiori, però non parlare del Foggia penso che sia molto sbagliato. E poi ci sono tre squadre che secondo me sono tre squadre molto forti, che sono Francavilla, Monopoli e Turris. Vedrete che sarà un girone dove ci sarà da divertirsi. Totò De Leonardis. Ciao Marcello. Ciao Totò, buonasera. No, voglio dire, si è parlato sempre, si parla di questa differenza tra i vari gironi. Secondo te il girone sud è più difficile rispetto al girone B, come dove ha giocato il Pescara la passata stagione? Cioè, sono caratteristiche più pressanti, insomma. Ma guarda, ogni girone ha una sua difficoltà. È chiaro che il girone C ci sono maggiori difficoltà, perché è chiaro che poi i fattori ambientali possono spostare un attimino gli equilibri e solitamente sono piazze importanti, insomma ci sono tante piazze importanti dove è chiaro che ieri c'è stato Pescara Avellino, penso che sia una partita che non abbia nulla a che vedere con la Lega Pro. Faccio un esempio, non dimentichiamoci che l'anno scorso sono andate via due piazze come Bari e Palermo da questo girone, quindi è ovvio che è un girone un po' più complicato, dai. L'assessore al Comune di Pescara, l'avvocato Luigi Albore Mascia. Direttore, Latina vive da sempre il calcio, è una di quelle città che vive il calcio in maniera molto partecipata. Ci sono delle aspettative per quest'anno? L'ambiente è carico? Pensa finalmente di poter giocarsi qualche carta per il salto di categoria? Ma noi puntiamo a fare molto bene, però non è le aspettative non sono queste, insomma ci rendiamo conto, noi seguiamo una politica nostra giusta, molto aziendalistica, però questo non vuol dire che non vogliamo giocarcela con tutti, figuriamoci. Ripeto, la squadra è competitiva, abbiamo la possibilità di dire la nostra. Adesso per fare cosa? Io mi auguro almeno i playoff e poi giocarceli, insomma. Però è chiaro che parlare oggi di lottare per il vertice è oltretutto prematuro, quindi un passettino per volta, e soprattutto la consapevolezza di volerle vincere tutte se possibile, ma sicuramente di potercela giocare con tutti. Paolo Renzetti. Sì, ciao Marcello, buonasera. Ciao Paolo, buonasera. Una domanda che ti avevo fatto anche in passato: quanto è stato vicino Marcello Di Giuseppe al Pescara? Prima si parlava di Deli Carri, però voglio dire, non è un mistero che il presidente Sebastiani abbia pensato più volte a Marcello Di Giuseppe sulla scrivania di direttore sportivo del Pescara, o mi sbaglio? Ma no, penso che ci sia stima reciproca, poi chiaro che sono un abruzzese, quindi è qualche colloquio c'è stato, però niente mai di così particolare, quindi diciamo che probabilmente sarò anche stato vicino, ma forse lo sapete più voi di me, però nel calcio poi ci sono delle scelte. Io auguro a Pescara comunque di fare benissimo e soprattutto di tornare più presto in una categoria che è più consona a quelle che è la piazza di Pescara. Allora, il penultimo, Riccardo Clinco, prego Riccardo. Ciao direttore. Ciao Riccardo. Che partita ti aspetti?
ma una bella partita, mi aspetto una bella partita. Noi siamo una squadra che sa giocare a calcio, è molto equilibrata, è una squadra comunque, ripeto, che già lavora con un allenatore da un anno, l'organico è più o meno quello dello scorso anno, con qualche innesto anche di grossa qualità, e il Pescara è chiaro che è una squadra che mi aspetto e sicuramente verrà a giocarsela, quindi mi aspetto una bella partita. Poi è chiaro che siamo all'inizio, quindi c'è tanto da migliorare da parte di tutti. Ripeto, il Pescara in questo momento secondo me deve un attimino tra virgolette gestire, perché gli innesti fatti, se risponderanno alle aspettative, possono veramente cambiare il volto di questa squadra. Noi domenica probabilmente qualche vantaggio da quel punto di vista l'abbiamo, e abbiamo anche la tranquillità, ecco, di giocarcela come faremo sempre contro tutti, con poca pressione, però io mi aspetto una bella partita. Andrea Costantini. Sì, buonasera, ciao Marcello. Ciao, non so se hai rivisto la partita del Pescara con l'Avellino nelle ultime ore. Sicuramente hai visto l'amichevole del Pescara contro la Vispesaro. Sei rimasto sorpreso dalla prestazione del Pescara? Che idea ti sei fatto della squadra di Colombo? Ma io con la Vispesa l'ho vista e non mi è piaciuta tanto, però poi ripeto, il calcio d'agosto è un calcio strano, particolare, poi si inizia il campionato, chiaro che anche a livello motivazionale, poi quella di ieri era una partita bella nel senso, come dicevo prima, si affrontavano due squadre che non c'entrano nulla con la categoria, ma aspettavo una prova importante del Pescara, ti dico la verità, anche perché l'Avellino, che non ho menzionato prima, ma rimane una squadra con dei valori importanti, probabilmente i problemi loro sono altri, e ieri forse sono emersi anche, perché è dura giocare l'Avellino per l'Avellino, con quel tipo di pressione, quel non pizzico ma quella polemica che già è partita dal finire dello scorso anno. Quindi mi aspettavo il Pescara, la partita non l'ho vista, ho visto le immagini, Pescara comunque non ci sono state tante occasioni a gol, però il Pescara l'ha voluta vincere, l'ha gestita bene, è da grande squadra, e se si è eccetto qualcosina nel finale ha rischiato poco, ma il Pescara d'altronde è una squadra che soprattutto in questa categoria, in questo girone, devi essere pragmatica, devi essere anche speculare a volte, avere un'identità forte, e secondo me il Pescara è sulla buona strada. Allora Giuseppe, volevamo chiudere ma c'è Francesco che freme, prego. Hai visto quanto è bravo Amadio? Amadio, ho visto quanto è bravo, ma io lo so quanto è bravo, lo so meglio di te. Lo so pure io. però Stefano è bravo, ma noi abbiamo una squadra giovane, forte. Stefano fa parte è uno dei tre ultra trentenni della squadra, e sono contentissimo di averlo alla fine. Marcello Di Giuseppe, grazie per il suo contributo, in bocca al lupo per la nuova stagione, e quindi ad Maiora. Grazie Marcello. Grazie a voi, grazie. Buona serata a tutti. Luigi Alboremascia, in estate molti dicevano chissà nel girone C si soffrirà di più, ricordiamo che lo scorso anno due squadre nel girone C sono salite nella cadetteria, Bari e Palermo. È vero che ci sarà probabilmente un aspetto agonistico più elevato, però poi se sei quotato in campo B o C o A. Beh, se fosse stato il girone C dello scorso anno parliamo di una cosa, il girone C di quest'anno è un girone alla portata del Pescara. Io mi sarei più preoccupato se il Pescara fosse ricapitato nel girone B, di nuovo con la Reggiana, con il Cesena, con Entella, il Siena, sì, e tutte le altre squadre. Vabbè, ma qui c'hai pure, qua, fattore ambientale un po' più difficile, fattore ambientale, però il livello tecnico comunque alla portata del Pescara. Io sono contento di essere nel girone C. Totò? Ma cambia poco. Io no, cambia poco, però sicuramente a mio avviso il girone B è più scarso rispetto al girone C. Credo che sì, sono andati via due corazzate, però
Catanzaro, Crotone, che a mio avviso sono squadre molto, molto importanti. È più bello per i tifosi però andare in trasferta, vecchie rivalità, quindi certo. Si riaccende anche questo aspetto. Diciamo da Latina, insomma, tanti periodi. Latina, Avellino, Foggia, Crotone, Tampucci. Catanzaro, Riccardo. È vero, il girone C sicuramente è più affascinante come ambiente, come poi a livello tecnico-tattico devi vedere, perché ogni anno le squadre, non solamente noi abbiamo cambiato, tante però squadre hanno cambiato. Giuseppe ci diceva che Turris, Monopoli e Francavilla, che sono state delle buone espressioni lo scorso anno, potrebbero ripetersi quest'anno. Come Blasone, come Turris c'è in maniera. A Turri sì, come squadre dal passato con un grosso blasone, il girone C ce ne sono di più rispetto alle altre. Nel girone B, come diceva Marcello, c'è anche una questione di pressione, perché queste sono squadre che non hanno diciamo grandi pressioni, altre sì. Ma ce ne sfugge sicuramente un'altra. Vabbè, il Pescara e sono 5. Trovamene 5 nel girone B o 5 nel girone A. Riccardo, ti voglio dire che secondo me per salire. C'è anche una programmazione che viene fatta, tutte le squadre che sono salite hanno programmato magari in 2 o 3 anni e poi sono salite sul Tirol in un certo modo, il Palermo quando è salito, cioè tutte squadre che comunque si sono, i Bari, si hanno preventivato e hanno fatto una gestione non immediata ma in 2 o 3 anni. Quello che credo che sia ha fatto l'idea. Il Pescara il secondo anno? No, non è vero, il Pescara salire. Ogni anno, perché ogni anno parte in un modo e poi finisce in un altro. Forse Catanzaro è una delle squadre. Ecco, forse Catanzaro. Però noi adesso stiamo facendo, non è che dobbiamo obbligatoriamente, come credo che abbia anche detto il mister, cioè stiamo capiti per terra, facciamo un campionato, poi vediamo quello che può venire tutto, però secondo me c'è una programmazione magari non immediata, anche col discorso che diceva Enrico dei giocatori di proprietà, che tu li prendi per tenerli e quindi perché magari stai programmando un'ossatura anche se per posso dire una cosa a proposito di attenzione, campionato Andrea? Una notizia dell'ultima ora comunicata sull'account Twitter della Pescara Calcio: Vladislav Blanuta è stato ceduto in prestito alla Universitatea Craiova, quindi squadra romena, era un po' nell'aria. Aggiungiamo che a breve dovrebbe esserci anche l'uscita di Chiarella, che dovrebbe andare al Catania, perché il mercato dei dilettanti è ancora aperto, così come è ancora aperto il mercato in Romania, quindi alcuni di questi esuberi ora verranno piazzati. Ufficiale la cessione in prestito di Blanuta al Craiova. Mentre resta fuori lista ancora Rasi? Rasi resta fuori lista, quindi lui è un altro dei superstiti, ma non sarà a disposizione a meno che non accada qualcosa, magari ci sarà un infortunio grave di un giocatore in lista e sarà entrerà lui. È successo ad esempio lo scorso anno a Derisio, che prima di venire a Pescara era stato messo fuori lista, poi ci fu un infortunio a Di Cesare e fu reintegrato. Paolo, velocemente. No, io dicevo, facendo il confronto col campionato dell'anno scorso, quello dell'anno scorso è stato un campionato falsato nel girone B, nel senso che a dicembre era già finita la corsa per il primo posto. Quest'anno ovviamente non sarà così, non ci sarà finita per noi per però c'erano due squadre che lottavano per il primo posto e le altre dovevano accontentarsi di piazzamenti playoff. La metà delle squadre del girone B erano scarse l'anno scorso, è il girone più debole credo nella storia, per cui... però ci furono due squadre che fecero corsa a sé. Luigi Bonemascia, cosa ti senti di dire ad Alberto Colombo? Ma di proseguire, di stare tranquillo, di proseguire su questa strada. Certo, penso che un successo a Latina è una figura che può piacere, può piacere perché è una persona che mette tranquillità evidentemente ai suoi giocatori ma anche all'ambiente, e poi la migliore medicina sono sempre i risultati, però anche la comunicazione. Una vittoria a Latina e pensare poi alla partita col Crotone in casa, se ieri erano le premesse quelle, mi suggestiona e mi affascina da tifoso e da sportivo. Credo che si apprezzi soprattutto il modo di stare in campo della squadra, lui vuole divertirsi a prescindere dal risultato. Sì, lui ha parlato anche di qualità e ha detto: io voglio anche far divertire, non solo voglio i risultati, ma voglio far divertire. Anche perché stare bene in campo, con la massima determinazione, con intensità e con tutte le altre qualità che fanno grande una squadra, se tu continui così puoi solo... Poi soprattutto pensare... questo atteggiamento umile, non da presuntuoso, potrebbe pagare in una piazza che è stata scottata negli ultimi anni.
Dobbiamo aggiungere qualcos'altro, dottore, possiamo andare via? No, una cosa mia, sì. non capisco la cessione di Chiarella in quarta serie, insomma, sembra una fesseria, è un giudizio mio, perché a mio avviso... Probabilmente in prestito però per sì, farlo sì, però giocare. Farlo giocare in Serie D non mi sembra... Una bella piazza, Catania ha un progetto... Sì, però è Serie D, attenzione. Sì, e poi per quanto riguarda la partita invece della prossima, credo che sia l'esame, un esame importante per capire... Questa squadra come giocherà fuori casa, con una squadra sicuramente molto veloce. Bene. 3-1 di Foggia è indicativo. Andrea, i parziali, finali? Finale al Del Conero, Ancona 1, Siena 1, ricordiamo i marcatori Di Massimo per l'Ancona, Arras per il Siena, si gioca chiaramente ancora a Torino, mancano 10 minuti al 90esimo, Torino sempre avanti 1-0 sul Lecce. Karim, abbiamo finito. Grazie a Karim Finotti, grazie a Maurizio da qui in regia, ad Andrea Costantini, ovviamente all'assessore Luigi Alboremascia, che potete seguire il giovedì sempre a tutto campo. E Francesco Di Francesco, ci sarai se lunedì prossimo. Sì. Sì. Grazie ciao. Riccardo Crinco, Paolo Venzetti e Totò Adonarzi. Andrea, noi ci vedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto.